Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati con una nuova reaction a canzoni napoletane, ovviamente. Top content, la musica napoletana, ma di quella trash, ma di quella trash. La canzone che andremo ad ascoltare quest'oggi è una canzone d'amore, ovviamente, e già sappiamo come va a finire. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale, di seguirmi su tutti i social se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, fatelo perché è importantissimo. E la canzone in cui andremo a vedere quest'oggi, anzi ad ascoltare quest'oggi, si chiama Parole d'amore. Bene, speriamo che non c'entrano bambini, minorenni, queste robe qui, perché le sirene poi non le voglio sentire in lontananza, mi raccomando. Bene, iniziamo, iniziamo. No, è lui? È lui? Lui dovrebbe essere colui che ha cantato questa canzone. Bene, 5 minuti fa ho detto non voglio vedere minorenni, bambini. Mi si presenta qui sul mio schermo un bambino. Iniziamo bene. Ecco un'altra bambina, perfetto! Perfetto! Sentiamo le sirene. Mamma mia, ok, non canta malissimo, ma canta con quella lagna. Nemmeno ai tempi di Nino D'Angelo cantavano con questa lagna. Sarà lo stile napoletano. Ok, ci avranno forse 10 anni? Innamorati a 10 anni? Ok, posso capire che i tempi corrono velocemente. Non credo che a momenti fanno figli a 15 anni. Se l'amore nasce a 10 anni, figuriamoci quando fanno i figli. Ma che cazzo di sorriso aveva la bambina? Un sorriso falso. Uno è. Un sorriso da film horror. Povera bambina, eh. No, no, tu sei pazza e basta, tu sei pazza e basta. Questo amore vuole Testi bellissimi, eh. Ma che cazzo fa? Ma cosa fa con quel bastone di legno? Ma cosa fa? Autotune, ho sentito autotune! Attenzione! Non è proprio la sua voce, è autotune! T'ho sgamato, t'ho sgamato! Se te voglio basare, stringete forte a me, non ti fermare. Quante parole d'amore È cringissimo! Quando riprendono la bambina, c'è un sorriso cringissimo! Povera bambina! Ah, ovviamente, WhatsApp. Recitazione 10 su 10. Ma chi è? Sembra un cuozzo napoletano. Ma che è il nonno? Il padre? Ma chi è? Sembra quello che aveva il castello delle cerimonie che è morto. Quante parole d'amore che giurigimmo tramite messaggio noi ci parlammo. Che bel testo! Mamma mia, che bella canzone! Mi sto emozionando. Sono tutti Ma che cazzo? Sì, ma che cazzo mi significa? Sono le 3 di mattina, di pomeriggio. Cioè, non mi spieghi nulla, mi dici sono fatte le 3, vado a dormire. Che cazzo di testo è? Quante parole d'amore messaggio. Ma chi è quest'altro, mo? Ah, questo è il padre, quello di prima era il nonno, il cuozzo napoletano. Mi sembra lo scappellotto che diede Fabio Zeta a Dario Moccia. Più fake di così se muore. Esprimi sul tuo diario.
Sappiamo i nomi delle due. Ma come cazzo stai al cellulare? Stai praticamente così al cellulare? Cioè, mi spieghi come cazzo stai al cellulare? Ci stai proprio con la testa, te lo metti sotto terra come gli struzzi, non ho capito. Quante parole d'amore da giurigim tramite messaggio, noi ci parlammo. Io immaginavo fossero così le canzoni napoletane. Ne ho ascoltate così tante di canzoni napoletane d'amore di questo genere che più o meno so che vanno a finire in questo modo, in un modo becero, un trash, quel trash che non guasta, che non fa male. Vai, c'è un bacio tra voi due. O vi guardate soltanto, non ho capito. Finisce così la canzone. Ma mi puoi finire così la canzone? Io volevo un bacio, una storia d'amore. Cioè, si parla d'amore, non c'è un bacio, non c'è un cazzo, non c'è nulla. Non c'è nulla. Ci sono solo sorrisi cringe della ragazza, anzi della bambina. Lui che ha solo il pensiero per lei. Il padre, la madre, il nonno di questo ragazzo che non lo so che cosa gli dicono. Scappellotti fake. Che cazzo mi significa sta canzone? Che cazzo mi significa? Poi il testo, vabbè, metti due parole scritte in croce, buona, e fatti il testo, ciao e arrivederci, metti una base di quelle moderne, un po' stile napoletano, quelle cose lì che veramente non so come faccia a essere ancora vivo il produttore. Fossi stato in lui mi sarei sparato a produrre questa canzone, ma ok, i soldi sono soldi. Ora capisco i 2000 visual. Chi cazzo se l'ascolta sta canzone? Ma chi cazzo se l'ascolta? Cioè, se l'ascolta la madre, il padre, il nonno, la ragazza, il loop se l'ascolta. Ascoltano praticamente per farmare le visualizzazioni. Vabbè, che dire, io sono senza parole. Ogni volta escono canzoni arbacio, sempre, come posso dire, sempre con meno contenuto, meno cose. Cioè, alla fin fine non c'è nulla. A momenti faranno canzoni da nemmeno un minuto dove dicono tutto e niente. Chissà se durerà mai quest'amore, anche se ne dubito che è amore, perché prima di tutto sono bambini. Seconda cosa, non c'è stato un bacio, non c'è stato nulla. Ok, se queste sono parole d'amore, va benissimo, va benissimo. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Seguitemi su tutti i social, soprattutto sul canale Viola, che lì faccio tante cose belle. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo cringe, anzi al prossimo trash.